Dal punto di vista invece, civile e abitativo. E anche qui ci sono dei segnali evidenti, non tanto distanti da qua, sono stati requisiti diversi appartamenti e villette a schiera, non molto distanti da qua, in tempi non tanto lontani. Ecco, qui sta il punto. Noi abbiamo assolutamente bisogno, in modo particolare, che ci sia un'iniziativa davvero di presidio del territorio e del presidio sociale, perché da fuori il cantiere, perché si unisca poi dalla nostra iniziativa all'interno del cantiere. Ora, la legge regionale che noi abbiamo assieme sostenuto, assieme alla maggioranza del Consiglio regionale, con qualche oggettivo elemento di difficoltà, anche nel rapporto con il sistema delle imprese, perché diciamocelo tutto. Poi alla fine abbiamo trovato un buon compromesso di un punto di mediazione, ma il settore delle costruzioni mediamente viaggia col 30% di evasione. Il controllo anche per i nostri imprenditori emiliano-romagnoli non è gradito normalmente, perché quel 30% spesso è redditività, anzi, sempre redditività, nascosta per redditività. Quindi è chiaro che ogni controllo in più non era proprio il massimo. È chiaro che c'è un punto che, insomma, è difficile ovviamente per un imprenditore, per una situazione imprenditoriale, ammettere che è lecito in legalità, e quindi abbiamo giocato molto su questa parte, però ce la ritroveremo nella gestione della legge, ovviamente ce la ritroveremo operativamente sul piano dei territori. Per questo io dico una cosa e poi concludo: è importantissimo la nostra iniziativa, che continui la nostra iniziativa. Noi continueremo con la campagna a livello regionale che avrà che abbiamo iniziato quest'estate, che continuerà nelle prossime settimane, anche con una certa iniziativa di pubblicità. Scriveremo a tutti quanti i sindaci della nostra regione, scriveremo a tutti gli amministratori dei condomini della nostra regione, per segnalare che c'è un punto decisivo in questa fase. Attenzione, il tema della trasparenza per il settore delle costruzioni è strategico. Noi dobbiamo assolutamente, se vogliamo presidiare il nostro territorio, bisogna che i nostri cantieri siano trasparenti, e per trasparenti intendo tre cose fondamentali. A. Si conosca le persone che ci sono all'interno, tutte, e sia trasparente, certificata, documentata, oggi, domani e dopodomani, cosa che oggi non è. B. Sia certificabile tutte le transazioni dal punto di vista economico, effetto di pagamenti, sia fatto oggi, domani e dopodomani, per facilitare il lavoro della magistratura, cosa che questa oggi ancora non c'è in modo diffuso, ahimè, nonostante si sia reintrodotto attraverso la legge il provvedimento che questo governo aveva immediatamente cancellato appena dato in carica. Poi l'ha reintrodotto, ma l'ha introdotto con dei limiti e non con l'efficacia precedente. E che non si faccia, non soltanto per il lavoro pubblico, nel lavoro pubblico credo che sia il dovere di ogni amministratore, adesso io lo dico così, nel senso che non c'è bisogno di scrivere che gli amministratori devono rispettare le leggi, proprio scontato che un amministratore pubblico lo faccia. Ecco, non sono in grado di garantire che avvenga sempre, e solo in questo caso giustifico chi chiede alle amministratori pubbliche di farlo, ma farlo attraverso un'azione soprattutto concreta, dove negli strumenti che lui ha a disposizione. Vanno benissimo le leggi, ma c'è un problema: che ogni amministratore pubblico ha a disposizione il suo bando di gara, e lui nel suo bando di gara, così come ogni altro cittadino, può scrivere chi
chi vuole a fare il lavoro a casa sua lo può scrivere anche nel bando di gara, e allora lo scriva, e non che si richiamino soltanto delle leggi. Scriva delle cose precise, cosa deve fare l'impresa, cosa deve fare quell'impresa che si avvince un appalto nel caso in cui dia dei subappalti, ivi compreso il fatto che se un'impresa dà in subappalto una propria attività e quell'impresa è irregolare, io dico che bisognerebbe scrivere nel bando di gara una cosa semplice, che è possibile rescindere immediatamente il contratto senza dover dare niente a quell'impresa lì, e contrattualmente chi si aggiudica il bando di gara lo deve accettare. Capisco una cosa semplice, ma da libero cittadino lo devo sapere, che questa cosa qui, questa efficienza, questa trasparenza, è evidente, fa sparire quel famoso 30% di nero. Ecco, bisogna che ne siamo consapevoli tutti, che se sparisse quel 30% di nero, forse l'opera costa qualche euro in più. Bisogna avere la consapevolezza di questa cosa qua, economicamente. Però dobbiamo fare una scelta della qualità, ovviamente, del nostro modo di vivere e di controllare il territorio. Agli amministratori dei condomini, io credo che ogni singolo cittadino debba chiedere una cosa, che quando fa i bandi di gara e chiama le offerte, usi gli stessi criteri. Usi gli stessi criteri. E che quindi usi un criterio di responsabilità sociale dell'impresa e chieda a chi viene lì che assuma contrattualmente queste responsabilità, che quindi faccia venire nel proprio cantiere soltanto per le persone che si conoscono, che quindi che i condomini possono chiedergli chi sei, fino a chiedergli anche se hanno una regolare busta paga. Ecco, io credo che queste cose qua o cominciamo a farle o altrimenti non siamo più sicuri di controllare davvero ciò che avviene sul nostro territorio.